Si tratta proprio dei mezzi di comunicazione. Vedi, io una volta ho fatto una prova. Io non guardo mai i telegiornali, mi informo attraverso altri canali, mi informo sulla rete, mi informo sui libri, mi informo in maniera completamente diversa. Ma una volta ho fatto la prova per 10 giorni, ho detto adesso guardo soltanto i telegiornali, non vado più sulla rete, guardo semplicemente quello. Per 10 giorni ho guardato i telegiornali. Ecco. Mi è sembrato di vivere in un paese completamente diverso, un paese che non era quello in cui io so di vivere, so di cioè, era un paese diverso, era un paese dove i problemi erano anche le escort, anche tutto questo parlare di escort, è funzionale a chi vuole che si parli di quello e vuole che non si parli di altro. Io sono andato per 2 volte al Nobby Day, quella manifestazione che è stata fatta, sono andato lì per dire proprio questo, dire io non sono qui per parlare di escort, delle ville di Berlusconi o di Reggio, quelle servono semplicemente per distogliere l'attenzione, la nostra attenzione da quello che è fondamentale, da quello che è veramente quello che ci dovrebbe importare. Quanta gente sa che il nostro Presidente del Consiglio è stato indagato per 2 volte in 2 distinti procedimenti a Caltanissetta per come mandato occulto delle stragi? Era il processo sistemi criminali, l'altro sui mandanti occulti. C'erano gli indagati, erano Alfa e Beta, autore 1 e autore 2. Autore 2 e Beta era un certo Marcello Del Lutri, condannato per concorso esterno in associazione mafiosa. E quanta gente sa chi è Alfa, chi era autore 1? Cioè, adesso penso che lo sappiano tutti, però quanta gente sa che ci sono stati dei processi? Quanta gente sa, voi tutti sapete tutto del processo dei fidanzatini, non mi ricordo di che cosa, li chiamano i fidanzatini, o dei coniugi di Erba, conoscete tutto di Rudi, conoscete tutto della pettinatura al processo di Meredith, di quella che camicetta portava, perché ve l'hanno fatto vedere in tutte le maniere alla televisione. Quanta gente sa che una persona che si chiama Zauner è stata processata a Milano ed è stata poi condannata in primo grado, credo a 14 anni addirittura. Quanta gente sa chi è questo Zauner che è stato processato? Sapete chi è Zauner? È il comandante in capo dei ROS. Cioè, quello stesso comandante, Ganser, scusa, Ganser, scusate, avevo sbagliato il nome. Ganser, ma tanto non lo sapevo lo stesso. Io ho sbagliato il nome. Ed è stato condannato per concorso esterno, per traffico di droga, ed è il comandante in capo dei ROS. E dopo la prima condanna ha continuato a fare il capo dei ROS per gli stessi ROS di cui alcuni ufficiali hanno condotto la trattativa. Il colonnello Mori, stavolta non sbaglio, è il capitano, allora capitano del Don. Sbaglio i gradi. Perché adesso, grazie a quella trattativa, saranno diventati generali o grande ammiraglio e così via. Cioè, quanta gente sa di queste cose? Se ci ottundono la mente con altre cose, anche con le escort, perché anche quelli sono funzionali. Non vedete come ci scherza su anche all'estero, Berlusconi, sulle escort, dice adesso andiamo tutti a fare il bunga bunga. Cioè, a questo siamo arrivati. Il nodo è l'informazione. Il nodo è l'informazione che all'80% della gente si informa solo attraverso i telegiornali e gli basta vedere quello. Quindi di questo paese allo sbando, questo paese che sta scivolando verso un baratro di cui tu parli, la maggior parte della gente non se ne rende neanche conto. Non se ne rende neanche conto perché viene imbonita da questi incantatori di serpenti e si lascia incantare che il paese, cioè quanta gente, cioè quante cazzate ha detto quest'uomo, quante bugie ha detto e quanta gente glielo contesta.
è andato a Lampedusa ed è stato applaudito dagli stessi lampedusani che fino al giorno prima protestavano per le strade. È andato lì, hanno accettato quelle promesse che è andato a fare ancora una volta e la gente è caduta nella trappola. Aveva detto che avrebbe sgomberato dall'immondizia Napoli in quanto tempo? L'ha sgomberata? No, a Napoli ancora soffoca dall'immondizia e forse solo immondizia, perché il problema è che tutto quello che è stato messo in piedi lì a Napoli è servito proprio per permettere che oggi nelle discariche della Campania che sono state riaperte dalla protezione civile possa essere smaltito qualsiasi cosa. È questo che è successo. E non sono, a fronte di questo, non hanno neanche tolto l'immondizia dalla strada di Napoli. E la gente gli va bene. Gli va bene perché la gente crede a quella persona che è andata lì a fare al processo, cos'è, quel finti processi che vengono fatti a Forum, è andato lì una finta aquilana con un copione in mano a recitare dicendo che all'Aquila va tutto bene, che tutti hanno la loro casa, eccetera. E quando viene scoperto che era una persona che recitava a soggetto, che qualcuno gli aveva messo in mano quel copione, c'è una minima parte delle persone che lo sa, perché al telegiornale, al TG1, eccetera, al Rete 4, eccetera, di queste cose non si parla. E quelli che lo sanno non si rendono conto di come siamo vittime di un sistema di informazione che ci sta, non ci sta ottundendo, ci ha ottuso, è già riuscita a ottundere l'80% della popolazione. Questo è il vero problema del nostro paese. Il vero problema è di chi, nel momento in cui aveva la possibilità di fare una legge sul conflitto di interessi, Berlusconi sa benissimo che noi non gli toglieremo mai delle televisioni. Berlusconi sa benissimo che non ci sarà mai una legge sul conflitto di interessi. Lo ha confessato lui. E la gente cosa ha fatto? La gente cosa fa? E questa sarebbe l'opposizione di oggi in Italia. Questo è semplicemente non il PD, è il PD meno L.